Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno il germoglio del Signore crescerà in onore e gloria, e il frutto della terra sarà magnificenza e ornamento per i superstiti di Israele. Chi sarà rimasto in Sion e chi sarà superstite in Gerusalemme sarà chiamato santo, quanti saranno iscritti per restare in vita in Gerusalemme. Quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà pulito Gerusalemme dal sangue che vi è stato versato, con il soffio del giudizio e con il soffio dello sterminio, allora creerà il Signore su ogni punto del monte Sion e su tutti i luoghi delle sue assemblee una nube di fumo durante il giorno e un bagliore di fuoco fiammeggiante durante la notte. Perché la gloria del Signore sarà sopra ogni cosa come protezione, come una tenda sarà ombra contro il caldo di giorno e rifugio e riparo contro la bufera e contro la pioggia. Salmo. Andiamo con gioia incontro al Signore. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Andiamo con gioia incontro al Signore. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta. È là che salgono le tribù del Signore. Andiamo con gioia incontro al Signore. Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano. Sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Andiamo con gioia incontro al Signore. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: su te sia pace, per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene. Andiamo con gioia incontro al Signore. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse: verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli.